Come fare per ottenere un audio pulito e perfetto per i nostri contenuti video senza ricorrere a strumentazioni ingombrante come questa? Questa è la domanda a cui andiamo a rispondere nel video di oggi, che è presentato da Sinco, che oggi ci ha mandato questo meraviglioso microfono, il G2A2 Pro. Di che cosa si tratta? Stiamo parlando di un sistema microfonico wireless con una portata di 200 metri. Abbiamo a disposizione un sistema di noise cancellation, quindi se ci troviamo a lavorare in un ambiente rumoroso, questo microfono escluderà il rumore ambientale catturando solamente la nostra traccia vocale. Una cosa che a me interessa moltissimo: abbiamo la possibilità di avere in-ear monitoring, quindi che cosa significa? Che possiamo attaccare delle cuffie, possiamo sentire in diretta quello che stiamo catturando, in maniera tale che se c'è un problema, se c'è vento, se c'è un disturbo sulla frequenza, ce ne accorgiamo mentre stiamo registrando, non arriviamo a casa con tutta la traccia audio rovinata senza che nemmeno ce ne siamo accorti. Questo per me è importantissimo. Digital output, infatti abbiamo la possibilità di uscire digitalmente sia su un telefono smartphone sia su un computer con il nostro segnale audio pulito, massima compatibilità con tutti i dispositivi. Infatti questo microfono è compatibile con computer, cellulari, fotocamere, videocamere, tutto quello che vogliamo. Prova un 2-3 check, prova un 2-3 check. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e sto facendo un test audio con questo microfono impostato in modalità lavalier. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ricordatevi di iscrivervi al canale, perché spesso e volentieri se mi lasciate un commento rispondo con dei video verticali, e se non volete perderveli è molto meglio cliccare il bottone iscriviti subito qui sotto. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Eccoci qui con l'astuccio, come potete vedere molto molto carino. Come ben sapete io adoro quando ti mettono a disposizione un case rigido per il trasporto. Qui oltretutto non siamo in presenza solamente di un case rigido, ma siamo anche in presenza di una piattaforma di ricarica. Infatti come potete vedere qui c'è l'ingresso USB-C, questo è un astuccio ma è anche un caricabatterie. Infatti se noi lasciamo i nostri microfoni e il nostro trasmettitore riposti all'interno dell'astuccio e attacchiamo la corrente, andiamo a ricaricare la batteria interna del nostro case e questa batteria andrà a sua volta a ricaricare le batterie. La cosa interessante ovviamente è che se noi teniamo il case sigillato e ce lo portiamo in giro, i due microfoni e il trasmettitore vengono ricaricati dalla batteria interna mentre lo trasportiamo. Quindi se noi mettiamo in carica la batteria e nel frattempo usiamo i microfoni, poi quando li riponiamo per spostarci in un'altra location i microfoni vengono ricaricati durante il tragitto. Andiamo a vedere il contenuto, e avrete notato che oggi sono in maglietta bianca, perché così anche se mi tengo una cosa nera davanti la vedete bene. Nel momento in cui andiamo ad aprire il nostro astuccio vedete che è diviso in due sezioni. Infatti abbiamo la sezione con dentro i due trasmettitori e il ricevitore, e poi abbiamo una seconda sezione divisa da un separatore dentro la quale abbiamo delle cose che sono ancora imbustate. Adesso andiamo a tirarle fuori e scopriamo che cosa c'è dentro queste bustine. Questo sarà un video incredibilmente ASMR, perché qui ci sono tutte queste bustine che io adesso devo andare ad aprire, e sono di una bella plastichina nera molto carina ed elegante, però è di quel tipo di plastichine che si distruggono quando le apri, quindi non sono di quelle sigillate che poi si possono riutilizzare. Oddio, no, in realtà sono riuscito ad aprirla senza distruggerla, eh? Allora vediamo che cosa c'è dentro nella bustina numero 1, e qui vediamo che c'è un gommino per un microfono lavalier, un secondo gommino per un secondo microfono lavalier. Allora sicuramente abbiamo un dead cat, gatto morto da mettere sul microfono principale. E sì, confermo, è un dead cat pelosino che si va ad attaccare, credo a clip, sopra il microfono principale. E qui abbiamo la sua bustina sigillabile e riutilizzabile. Ne abbiamo un secondo, giustamente, i microfoni sono due, quindi ne abbiamo un secondo, questo non lo apriamo neanche, tanto sono uguali. Qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo due mollette a clip, e queste servono sicuramente per i microfoni lavalier. Sempre in questa bustina abbiamo un adattatore da USB-C a USB normale, quindi abbiamo la possibilità di attaccare caricabatterie anche alle prese normali. Probabilmente ci sarà un cavetto USB-C to USB-C all'interno della seconda busta. Andiamo a estrarre la seconda busta e continuiamo con il nostro video ASMR, in cui vado a spacchettare in maniera molto sensuale tutti questi cavetti. Sono sicuramente cavetti anche quelli che ci sono qui dentro. Devo dire che queste bustine si aprono abbastanza bene, sto riuscendo a non distruggerle. Vediamo un po' che cosa c'è qui dentro. Qui abbiamo tutta la cavetteria. Andiamo con ordine. Abbiamo sicuramente USB-C to USB-C, quindi questo ovviamente è il motivo per cui c'è l'adattatore. Noi possiamo fare così e così diventa USB-C che va dentro nella USB normale, quindi abbiamo il cavetto con l'adattatore. Che cos'altro abbiamo qui? Andiamo con ordine. Allora, qui abbiamo
un cavetto normale, che è semplicemente un jack da 3,5 con uno dei due lati a L, mentre l'altro lato è normale, per utilizzi multipli. Qui abbiamo un altro jack da 3,5 con un terminale a L e l'altro terminale normale, però con il filo a spirale, e questo qui è quello che verrà usato nel 90% dei casi per collegare il ricevitore alla nostra fotocamera. Dopodiché qui abbiamo due microfoni lavalier che in questo momento sono senza la loro molletta, perché la loro molletta è qui in queste bustine che avevamo aperto prima. Adesso ne tiro fuori uno e qui, come potete vedere, la molletta si attacca e qui noi abbiamo il nostro microfono lavalier con la sua mollettina, che quindi possiamo attaccare a una cravatta o a quello che vogliamo, e questo va dentro nel nostro ricevitore, quindi avremo il segnale pulito direttamente da questo che andrà nel nostro trasmettitore, che lo manderà al ricevitore e che quindi passerà alla nostra fotocamera o al nostro computer o al nostro cellulare. Perché è molto importante questo passaggio? Perché con una soluzione di questo tipo noi possiamo avere il nostro trasmettitore applicato alla maglietta, però come potete vedere è un po' vistoso, ma noi possiamo anche attaccarlo dietro invece e possiamo avere il microfono lavalier che arriva fin davanti, avremo l'audio pulito dal lavalier davanti, così non avremo l'ingombro di questo microfono che è piuttosto visibile, piuttosto voluminoso, non l'avremo più visibile davanti al colletto della persona intervistata, ma ce l'avremo dietro nascosto da qualche parte dove non sarà più visibile. Ma ora è il momento di andare a fare un po' di setup. Nel momento in cui tiriamo fuori i nostri microfoni dal case dovrebbero accendersi e sincronizzarsi automaticamente. Se questo non succede è sufficiente che andiamo a tenere premuto il pulsante di accensione per un paio di secondi, i microfoni si accenderanno e si connetteranno automaticamente. In questo caso io vedo che sono già perfettamente connessi, sono già matchati e infatti a display io vedo il simbolo di link che mi certifica che i microfoni sono attaccati. Se vado a toccare il microfono vedete che mi segnala anche il livello di volume, quindi in questo caso mi segnala che clip se gli do dei colpi troppo forti, e vedete che il segnale che c'è su uno si riverbera anche sul ricevitore, quindi io so esattamente a che punto sono i miei livelli. Ora io posso modificare il gain del mio microfono, lo posso fare in due modi. Come potete vedere il microfono si è connesso ed è il microfono A, questo semplicemente perché ho estratto questo. Nel momento in cui estraggo e connetto il primo dei due microfoni viene configurato come microfono A, il secondo microfono viene configurato come microfono B. Se io accendessi il microfono B e il microfono A lo lasciassi spento diventerebbe quello il microfono A. In questo caso abbiamo il microfono A connesso, il gain si può cambiare in due modi. Sul trasmettitore vedete che vado a modificare il gain di 3 punti in 3 punti anche sul mio ricevitore. Se vado a modificare il gain premendo il bottone del gain sul ricevitore faccio esattamente la stessa cosa, modifico il gain di 3 punti in 3 punti sul mio ricevitore. Quindi fanno esattamente la stessa cosa, ma io posso controllare il gain sia dal trasmettitore che dal ricevitore, molto molto comodo. Il secondo bottone che abbiamo sul trasmettitore è la riduzione del rumore. Se io vado a premerlo vedete che compare questa serpentina che mi segnala che è attiva la riduzione del rumore, una funzione che andremo a sperimentare quando faremo il test del sound. Adesso io vado a eliminarlo. Andiamo a vedere le ultime due modalità di cui non vi ho ancora parlato, ovvero abbiamo la modalità muto. Se notate sul lato del trasmettitore abbiamo il pulsante di accensione che però funge anche da mute. Se io lo vado a premere vedete che compare una sbarra sopra il simbolino del microfono. In questo caso ho mutato il mio microfono. Ovviamente se abbiamo due speaker io posso mutare uno solo dei due in maniera tale che il suo respiro, i suoi movimenti non vadano a registrare audio che non voglio mentre sta parlando l'altro, per esempio. L'altro bottone che non abbiamo ancora visto è l'accensione sul ricevitore. Come potete vedere c'è scritto MS sotto. Se io vado a tenerlo premuto ovviamente vado a spegnere il mio dispositivo così come sul trasmettitore, ma se io lo premo una volta sola invece passo dalla modalità stereo alla modalità mono alla modalità safety. Sono tre modalità diverse di registrazione dove abbiamo la possibilità di registrare una singola traccia oppure le tracce splittate in maniera tale da poter gestire meglio le nostre sorgenti audio in post-produzione. Ovviamente quali sono i vantaggi di un sistema come questo? Innanzitutto è piccolo, molto portabile, si collega automaticamente, è molto comodo ed è molto pratico e ci consente di avere un audio molto pulito con cui possiamo lavorare in tranquillità e scioltezza. Vi dirò che personalmente la cosa che mi piace di più in assoluto è il fatto di avere i livelli visibili, quindi io
vedo sia dal trasmettitore sia dal ricevitore i livelli di quello che sto facendo, vedete che nel momento in cui io accendo il secondo microfono abbiamo i volumi di entrambi i microfoni, quindi io posso vedere i due volumi sopra i due trasmettitori. Ovviamente sul microfono A vedrò il volume del microfono A e sul microfono B vedrò il volume del microfono B, ma sul ricevitore vedrò i livelli di entrambi, quindi vedrò sia il gain di entrambi sia i livelli di entrata di entrambi e potrò modificare il gain di conseguenza. In questo modo, se uno dei due speaker sta parlando molto più forte dell'altro o se uno dei due microfoni è più vicino dell'altro, posso modificare il livello del gain solamente del microfono che mi interessa e posso farlo senza dover entrare a interrompere la scena. Quindi se una persona sta parlando col microfono io non devo interromperla, posso agire direttamente da questo per modificargli il volume senza interromperlo e senza fermare la ripresa. Molto bene, ma è arrivato il momento di collegare questo sistema e vedere come si relaziona con la mia strumentazione e con la mia voce. Molto bene, primo tentativo con il Synco G2 A2 Pro. In questo momento io li sto usando tutti e due, ma adesso vado a mettere in mute il microfono B in maniera tale che state sentendo solamente il microfono A, ovvero quello che mi sono piazzato addosso. Adesso avete capito perché avevo messo la maglietta bianca. Fondamentalmente questo è il tipo di qualità che tiriamo fuori da un microfono come questo. Io ho applicato il ricevitore sulla mia fotocamera e quindi sto registrando l'audio direttamente sulla mia fotocamera. Se io volessi, potrei attaccare un paio di cuffie, quindi con un jack da 3,5, quindi le classiche cuffie da smartphone, le classiche cuffie da Walkman, le classiche cuffie da ascolto proprio, ma anche delle cuffie serie da studio, da monitoring vero e proprio. Potrei attaccare quelle cuffie, questo ovviamente posso toglierlo perché non è più in funzione, adesso è in funzione questo qui, quindi state sentendo l'audio solamente che proviene da questo. Potremmo fare un esperimento, ovvero quello di andare a... Guardate, io me lo levo proprio, perché c'è il gattino morto che va su a clip. Ok, questo è semplicemente il nostro sistema con il dead cat applicato, non dovrebbe esserci chissà quale differenza perché questo è un dispositivo che va semplicemente a tagliare il vento, in questo momento di vento non ce n'è, però mi premeva farvi vedere un pochettino tutto quello che è possibile fare con questo microfono, quindi questa è la dimensione massima che può assumere questo microfono perché è il trasmettitore con il dead cat applicato, quindi più grosso di così non diventa. È un po' voluminoso, è vero, ma noi abbiamo una soluzione a portata di mano. Infatti, come vi ho fatto vedere prima, noi qui abbiamo anche un microfono lavalier che è già perfetto per interfacciarsi con questo sistema. Noi adesso andiamo anche a mettergli su il suo tappino di gomma piuma, che a me è tanto caro perché va a tagliare i pop, i soffi, i fischi, eccetera, eccetera. Adesso andiamo a fare un'operazione. Andiamo a inserire il microfono qui nel buchetto mic sopra il mio trasmettitore. Vediamo un po' se i livelli rimangono come prima. Mi sembra che sia addirittura aumentato il volume perché io vedo i livelli in macchina, mi sembra che questo microfono abbia addirittura più gain rispetto a prima, ragion per cui potrei andare a abbassarlo. A questo punto io posso attaccarmi. Ok, adesso non sto a attaccarmelo chissà dove perché dovrei fare delle contorsioni, non fatemelo fare, vi prego. Però vi rendete conto dell'efficacia perché in questo modo io potrei attaccarmi il mio lavalier e potrei nasconderlo nella camicia, nella cravatta, in quello che voglio. Il ricevitore potrei attaccarlo dietro oppure potrei attaccarlo fuori dalla ripresa, potrei tenerlo attaccato alla base della cravatta, alla base della giacca, insomma dove non si vede. Far passare il filo da qualche parte e avrei il mio segnale pulito. Fra l'altro in questo modo state sentendo, avete sentito prima come funzionava il trasmettitore con il microfono integrato, adesso state sentendo come funziona il microfono con il suo lavalier, quindi adesso state ascoltando il segnale che proviene solamente da qui. Andiamo a fare un ulteriore esperimento, attiviamo la cancellazione del rumore. Io vado a premere il bottone, in questo momento la cancellazione del rumore è attiva. Io non so come sarà la qualità audio in questo momento, probabilmente mi renderò conto di molte cose riascoltandola. Sicuramente la cancellazione del rumore va a cercare del rumore, in questo momento rumore non ce n'è, quindi andrà a scavare un pochino le frequenze della mia voce per cercare di restituire un segnale il più pulito possibile. In questo caso ci riuscirà abbastanza bene, farebbe più fatica casomai ci fosse del rumore vero e proprio. Ma non disperate, come sapete io vi voglio bene e quindi adesso andiamo a fare un test. Adesso vado a mettere su del rumore fastidioso. Ok, qui abbiamo un rumore fastidioso che sta più o meno a
stessa distanza della sorgente della mia voce. Quindi questo è il microfono senza riduzione del rumore, con un rumore fastidioso che sto inserendo apposta. Andiamo ad attivare la cancellazione del rumore. Vedete, io vedo dal segnale della fotocamera che quando non parlo la riduzione del rumore va a cancellare parecchio di quello che io sento effettivamente, perché io qui sento un bel baccano. Probabilmente il segnale in camera sarà molto più pulito. Andiamo nuovamente a togliere. Quindi questo è il segnale con tutto il rumore che ci può essere, con tutto il disturbo che ci può essere. Quindi cancellazione del rumore, che ovviamente non è mai la soluzione migliore. Non è mai la soluzione migliore, perché comunque la soluzione migliore è lavorare in un ambiente trattato, senza rumori, con il segnale pulito, eccetera, eccetera. Però se stiamo lavorando, come a me è già capitato, se stiamo lavorando in un ambiente rumoroso, avere la possibilità di attivare la cancellazione del rumore per avere un segnale che non è bello, però quantomeno è spendibile, ci dà la possibilità di presentarlo al cliente e di fare anche bella figura, perché il cliente non se l'aspetta. Col baccano che c'era, lo sentiva anche il cliente che c'era baccano, il cliente non se l'aspetta un segnale così pulito, quindi facciamo anche bella figura. Cos'altro c'è da dire? Niente, mi piace veramente tantissimo questo display, perché comunque mi dà la percezione tangibile di quello che sta succedendo. Io so esattamente com'è il livello di quello che sto facendo, lo vedo proprio, ha una durata di batteria che comunque non viene intaccata dal fatto che ci sia questo display, perché comunque la durata è più che sufficiente per fare la maggior parte dei lavori che bisogna fare in quest'ambito. Devo dire, veramente un bel prodotto. Ringrazio Sinco per avermi dato la possibilità di testarlo per voi. Sono molto molto contento di questo aggeggio e sono sicuro che lo userò con grandissimo successo. Vi porterò dei resoconti a questo punto, perché nel momento in cui vado a utilizzarlo per un lavoro, cosa che potrebbe succedere già settimana prossima, vi farò un resoconto approfondito per vedere come si è comportato, ma da quello che posso vedere si comporta molto molto bene. E quando andrò a riascoltarmi questo video, cioè tra poco, perché lo sbobino subito così ho la memoria fresca, mi renderò anche conto di come performa effettivamente la qualità audio. A giudicare dai picchi che vedo dal monitor della fotocamera, mi sembra un segnale molto buono, mi sembra molto pulito. Infatti quando io smetto di parlare va a zero, quindi non vedo frusci, non vedo sfarfalli, quindi mi sembra un segnale molto buono, molto pulito. Vi farò sapere presto di più. Continuate a seguirmi sia qui su YouTube sia eventualmente su Instagram, chi più ne ha più ne metta, perché magari posto qualcosina anche da altre parti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, perché non tutti quelli che guardano i contenuti sono iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi così siete aggiornati su tutte le ultime novità. È stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io e Sinco vi diamo appuntamento al prossimo video.